Professor Domenico Cuda, direttore dell'unità operativa di otorinolaringoiatria dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Professor Cuda, lei ha appena curato una tavola rotonda sul impianto cocleare difficile. Quali sono i risultati emersi? Dunque, l'impianto cocleare oramai è diventato una tecnica standard, molto, molto praticata, molto diffusa, con risultati eccellenti nella maggior parte dei pazienti, laddove ben selezionati. Ci sono però delle situazioni in cui l'impianto cocleare dal punto di vista chirurgico è particolarmente complesso. Sono questi i casi di ossificazione della coclea, cioè delle situazioni in cui a causa di una patologia, per esempio come la meningite o di altre patologie come quelle autoimmuni o per l'otosclerosi, la coclea si ossifica e quindi si rischia di non essere in grado di inserire l'elettrodo all'interno della coclea stessa. Ecco, ci sono naturalmente degli accorgimenti sia per fare tempestivamente l'impianto, per esempio dopo un episodio di meningite, sia degli accorgimenti chirurgici per ovviare a questi inconvenienti, che nel caso di ossificazioni complete può richiedere anche un trattamento alternativo come l'impianto al tronco cerebrale, cioè per stimolare direttamente il tronco cerebrale. Ci sono poi, c'è tutto il capitolo delle malattie dell'orecchio medio, delle otiti, del colesteatoma, in cui sia necessario eseguire un impianto cocleare per la severità dell'iporosia. Ecco, in quei casi in genere si fa un intervento o a stadi o in tempo unico con degli accorgimenti come per esempio la chiusura del condotto uditivo esterno o eventualmente l'obliterazione dell'orecchio medio per consentire all'impianto di essere posizionato in maniera sicura al riparo da infezioni che potrebbero poi propagarsi all'interno del cranio e quindi dare luogo ad una meningite. Ultimo argomento molto complesso, il più complesso in assoluto, quello delle malformazioni. Vi sono delle malformazioni che sono compatibili con un impianto e anche con buoni risultati, altre in cui su base individuale bisogna studiare molto bene il caso, valutare rischi, rapporti costo-beneficio per studiare la soluzione e chirurgica e riabilitativa più adatta per il paziente. Anche in questi casi, in caso di malformazione più severa, in particolare quelli in cui si associa l'assenza o agenesia del nervo cocleare, sarà necessario inserire un impianto al tronco cerebrale. Ecco, secondo la sua esperienza, qual è l'incidenza di questi casi clinici? Su casistiche molto grandi, ad esempio su casistiche come la nostra, che ormai si avvia a raggiungere il numero 1000, i casi di malformazione trattati sono circa il 10%, i casi di ossificazione fortunatamente almeno nel nostro gruppo sono del 3-4%, i casi di patologia dell'orecchio medio in cui sia necessario l'impianto all'incirca del 3-4%, quindi in totale un 15-20% di patologia complessa di impianto cocleare difficile. Grazie professore. Ecco.